Cristiano Belligni, un'iniziativa meravigliosa con i bambini in piazza Guido Monaco per ridare vita a questa zona. Sì, c'è molta soddisfazione da parte della Confcommercio e da parte dei nostri commercianti. Già questa mattina, dall'apertura dell'iniziativa dalle ore 10, già dopo alcune ore c'erano già tanti bambini, quindi questo è il segnale, che ci dà la conferma che nel momento in cui riusciamo ad organizzare qualcosa in questa piazza dedicata in questo caso ai bambini, la gente si muove. È anche un modo poi per recuperare o comunque farla ritornare, diciamo, all'importanza che ha questa piazza anche con attività di questo genere. Per fortuna oggi il tempo è un pochino più clemente, il caldo non è così esagerato, i bambini si stanno veramente divertendo moltissimo. Sì, è vero, abbiamo sfidato le previsioni meteo perché nei giorni scorsi dava veramente cattivo tempo, invece ci abbiamo creduto, abbiamo avuto fortuna e sì, il caldo oggi è meno opprimente e quindi stiamo aspettando tanti bambini da ora fino alle 20. Quale altre iniziative avete in programma nei prossimi giorni? Nei prossimi giorni avremo domenica prossima, quindi domenica 22 giugno, via Madonna del Prato in Arte, la strada dedicata all'arte sempre dalla mattina fino alla sera alle 20. Poi ci sarà l'evento importante del 5 luglio, shopping sotto le stelle e la grande notte dei saldi. E poi il secondo appuntamento, quello dell'11 luglio. Siamo con la dottoressa Lapini, sempre con i bambini, sempre una grande attività. Sì, assolutamente, anche perché la prevenzione comincia da bambini e noi siamo sempre in piazza per poterlo dimostrare, perché non è vero che la prevenzione è noiosa, la prevenzione è divertente, specialmente se si fa con i più piccoli, con tanta passione, facendoli divertire. E i bambini hanno una risposta meravigliosa, perché le cose che gli vengono dette le recepiscono al volo, sono come delle spugne. Sì, sì, sono delle spugne veramente molto prolifere, anche perché poi dopo quello che imparano lo riproducono a casa, quindi noi siamo entusiasti del nostro lavoro. Risposta c'è anche nel senso che ci segue una nutrita banda di persone, di bambini che sono sempre entusiasti di lavorare, quindi veramente siamo contenti delle risposte che hanno un po' tutti. E alla fine non sono soltanto i bambini a imparare e a fare prevenzione, ma anche i genitori, e anche per loro è importante. Sì, i genitori poi amano ascoltare i loro bambini che gli insegnano le varie ricette, le varie cose, i vari trucchi per poter crescere bene e magari da grandi continuare a prevenire in salute. Quali sono i prossimi appuntamenti che vi vedranno protagonisti? Abbiamo una nutrita serie di appuntamenti, a partire oggi siamo in contemporanea sia qui in Guido Monaco che a Villa Severi con il Festival del Territorio, così domani con vari laboratori. Prossima settimana saremo in via Madonna del Prato sempre con Confcommercio e poi davvero, siccome gli inviti ai nostri eventi sono veramente numerosi, chiedo a tutti di poter visitare www.bandapiccolichef.it alla sezione dove saremo, perché effettivamente saremo dappertutto, in mezzo alle piazze, nelle feste e ovunque ci sarà da divertirsi con prevenzione.